ritardo, ma io e Riccardo Maggi, come Più Europa, avevamo preso a maggio un impegno con una serie di alcune associazioni, la prima gli amici di Leonardo Sciascia, presieduta da Simona Viola, che è qui con me, l'associazione Italia Stato di Diritto, presieduta dall'avvocato Guido Camera, che è qui, che poi interverrà, e altre associazioni come la Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, presieduta da Francesca Scoppelliti, la Società della Ragione, guidata da Franco Corleone, che interverrà, e con l'adesione delle Camere Penali. Avevamo preso l'impegno a trasformare un'idea e una proposta in un disegno di legge che, mutuando il titolo che le associazioni avevano dato, chiamiamo il disegno di legge Sciascia Tortora. Perché Sciascia e perché Tortora? Il disegno di legge è composto di due articoli, come troverete nella cartellina stampa. Il primo articolo riguarda il curriculum formativo dei giudici, quindi anche la preparazione al concorso, e l'idea è di inserire in questo curriculum formativo la lettura della letteratura, anche quella non scientifica, la letteratura in quanto tale, sui principi dello Stato di diritto e sulla giustizia quale strumento di garanzia dei diritti e delle libertà. Quindi andiamo dal Manzoni appunto a Leonardo Sciascia. L'anno scorso era il centenario di Leonardo Sciascia e il trentennale della morte, e in questo quadro c'era stata questa attività. Il secondo punto di questo disegno di legge è la previsione che, una volta superato il concorso, i magistrati ordinari in tirocinio svolgano un periodo non inferiore a 15 giorni di esperienza formativa carceraria, nonché di approfondimento interdisciplinare delle tecniche di mediazione dei conflitti. L'esperienza formativa carceraria deve prevedere anche il pernottamento dei magistrati ordinari in tirocinio all'interno di case circondariali o di reclusione. Insomma, l'idea sottostante questo disegno di legge è quella di prevedere che i magistrati entrino in contatto, attraverso la letteratura ma anche con l'esperienza diretta personale, con la vita carceraria. Noi siamo stati di recente, io sono stato Regina Celi come Roberto Giachetti, in una giornata di visita alle carceri in qualche modo per promuovere la legge sulla liberazione anticipata speciale promossa da Roberto Giachetti con Rita Bernardini e Nessuno Tocchi Caino. Assieme a Riccardo Maggi siamo andati a Regina Celi. Ecco, quello che noi proponiamo per i magistrati, caro Vicepresidente, dovremmo trovare il modo anche di proporlo per i parlamentari, perché i magistrati devono avere la responsabilità, questo è un po' il senso della legge, che non è assolutamente viziata da ostilità o sentimento punitivo nei confronti dei magistrati, ma è il principio di consapevolezza, cioè di sapere fino in fondo cosa significa scontare una pena nelle carceri, non in astratto, ma nelle carceri italiane per quello che sono. Dovremmo estenderlo anche ai legislatori, che non è, questa, come dirò tra poco e poi finisco, è una legge che nasce bipartisan, però insomma io lo dedicherei in particolare a tutti quei parlamentari che, essendo nella maggioranza in questa legislatura, non vedono altro che inasprimenti di pene o nuovi reati. Quindi anche noi legislatori dovremmo farci un'idea di cosa significano le norme che votiamo, quando prevedono il carcere o quando prevedono ancora più carcere. C'è stato, credo che l'abbiamo messo in cartellino, ma comunque sul manifesto di ieri c'era un pezzo di un magistrato, Riccardo De Vito, che sosteneva in qualche modo questa
quest'idea e quindi questa proposta di legge. Lo stesso Nordio, prima che diventasse ministro della difesa, diceva, della giustizia, diceva, questo è un lapsus interessante, perché poi abbiamo il ministro della giustizia che più di una volta ha perorato la causa del garantismo in aula, più di quanto stia facendo l'attuale ministro. Disse, una cosa mi sarebbe piaciuto fare se fossi stato ministro, non so se era prudente o no, della giustizia. Tra i tanti esami obbligatori per diventare magistrato, rendere obbligatorio l'esame dell'opera Omnia di Leonardo Sciascia. Quindi ci muoviamo perfettamente in linea col pensiero dell'attuale ministro della giustizia, appena per almeno per metà. E io credo peraltro che, così come per i parlamentari, anche i magistrati, se avessero modo di passare del tempo in carcere, certamente in una situazione comunque protetta, di tranquillità, probabilmente sarebbero anche loro i primi a ribellarsi, come i parlamentari che le carceri le visitano, perché le loro sentenze sono sempre sentenze al cubo in Italia, e non solo in Italia ma in particolare in Italia. Oltre all'afflizione della privazione della libertà, c'è l'afflizione di una di una mancanza di civiltà e di diritti basilari a cui le carceri italiane sottopongono i detenuti. Allora, la legge è firmata, vede le firme della vedova Maggi, Mulè, vicepresidente della Camera, Serracchiani, responsabile giustizia del PD, l'onorevole Giachetti, l'onorevole Costa, l'onorevole Bonelli, l'onorevole Lupi, l'onorevole Quartapelle, Boschi, Carfagna, Pittalis, Madia, Gianassi, che è capogruppo del PD in Commissione Giustizia, l'onorevole Colucci Alessandro, e l'onorevole Zaratti e l'onorevole Boscaini. Quindi oltre a Più Europa c'è la firma già di rappresentanti del gruppo del PD, del gruppo di Forza Italia, del gruppo di AVS, del gruppo di Italia Viva, del gruppo di Azione e del gruppo di Noi Moderati. Quindi direi che è un buon punto di partenza e credo che ci si possa, Presidente, davvero lavorare. Allora, io darei per un saluto e una battuta la parola ai nostri ospiti, partendo per dovere di ospitalità dal vicepresidente della Camera Mulè. Grazie Benedetto, onore della vedova, grazie a tutti. Beh, mi ha colpito due cose nell'introduzione che faceva l'onorevole della vedova, quando ha detto perché poi nel carcere si sconta una pena. Magari fosse così. Noi sappiamo che a essere, come dire, generosi, c'è un 30% se non più di detenuti che sono in attesa di giudizio, e di questo 30% il 50% è destinato statisticamente a essere assolto. Quindi in questo momento, mal contati, ci sono circa 10.000 cittadini italiani che sono ristretti nelle carceri senza che ne abbiano alcuna responsabilità, andando incontro alla soluzione. Allora il problema da porsi è: nel momento in cui, ad esempio, si determina la carcerazione preventiva nei confronti di cittadini incensurati o soltanto inseguiti da un'ipotesi di reato, il magistrato che ne ordina la carcerazione ha la coscienza che questa persona sarà estrapolata, verrà inurbata in una umanità dolente che è fatta di mille privazioni, di mille sconvolgimenti? Allora, questa proposta è fondamentale perché agita quello che Sciascia chiamava il baluginio delle coscienze, cioè serve ai magistrati per capire ed essere coscienti fino in fondo del percorso che loro disegnano deviando la vita di una persona. Mi fa sorridere in questo la difesa che c'è stata in passato rispetto a ipotesi che ben sono documentate nella premessa, che anche il compianto presidente Valerio Nida aveva motivato fino in fondo, avendo vissuto a Bollate, avendo vissuto da giudice e poi da presidente della Corte Costituzionale, il problema, il dramma delle carceri. Allora, e finisco, il
Per quanto mi riguarda, per quanto io abbia entusiasticamente, come dire, aderito a questa proposta di legge, serve per formare una coscienza che poi eviti una facilità. I magistrati non possono conoscere il carcere soltanto per andare nella saletta dove si fanno gli interrogatori. Devono avere coscienza dei luoghi, delle ristrettezze, dei bagni, delle cucine, degli spazi d'aria. Per questo il pernottamento, che tutti dicono, ah, il pernottamento, serve dormire a 30 gradi, 35 gradi, quando va bene, nelle carceri. Non è una forma punitiva, ma se io do, come dici, devio il percorso della vita di una persona, devo sapere come quelle persone poi saranno costrette a vivere. Per questo, come dire, questa legge, di cui ringrazio per avermi coinvolto, l'onorevole Dalla Vedova, l'onorevole Maggi, avrà tutto il supporto totale affinché anche la Camera conosca un percorso legislativo che non finisca tra, diciamolo, nella stige delle proposte di legge, e soprattutto che faccia sparire quella, ahimè, pessima, questo pessimo cartello che oramai tutti abbiamo nelle carceri: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta argente, lasciato ogni speranza voi che entrate. Facciamo che i magistrati per primi possano anche pretendere condizioni di vita nelle carceri diverse e migliori per avere le loro stesse vissute, per avere studiato quella parte di diritto penitenziario che adesso è, se non ultronea, certamente marginale nel percorso di formazione di un magistrato. Grazie ancora. Grazie mille. Nel dare la parola all'onorevole Gianassi, che ripeto è presidente capogruppo in Commissione Giustizia del PD, peraltro Gianassi e Maggi sono eroicamente presenti dopo aver passato una nottata intera letteralmente in Commissione Congiunta Giustizia e Affari Costituzionali per uno di quei provvedimenti che alla fine chiede più carcere, ma non entriamo in questa cosa. Dandogli la parola, voglio dire che c'è un elenco, che non faccio naturalmente, di 200 persone, personalità, particolare avvocati, giuristi che hanno sottoscritto, professori che hanno sottoscritto idealmente il disegno di legge Sciascia Tortora. Cito solo i primi: professor Nicolò Zanon, che è vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, professor Franco Coppi, professore emerito di diritto penale, penalista notissimo, professor Giovanni Fiandaca, professor Aldo Travi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Natalino Irti, professore emerito di diritto civile all'Università, e tanti altri. Grazie. Grazie Benedetto, grazie Riccardo, grazie a Più Europa. Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, lo abbiamo fatto con la sottoscrizione di Deborah Serracchiani, che è la responsabile di giustizia del Partito Democratico, ho sottoscritto anch'io, le colleghe Madia e Quartapelle, innanzitutto perché tocca un tema di grandissima attualità, quello del carcere. La situazione è disastrosa, tragica, dolentissima, e vi è senza dubbio una consapevolezza generale delle forze politiche e istituzionali che c'è un grave problema. Non c'è, io credo, oggettivamente unanimità nelle vedute sulle risposte che si debbono dare, penso lo dimostrerà anche il dibattito parlamentare di questi giorni, oggi al Senato e nei prossimi giorni, da oggi pomeriggio incardineremo in Commissione Giustizia decreto legge sul carcere del Ministro Nordio, e poi lunedì approderà in Commissione per le votazioni sugli emendamenti e poi in Aula. Però invece questa iniziativa io credo colga nel segno, e per questo aderiamo, per più motivi. Innanzitutto perché rispetto ai temi della giustizia e del carcere, che è un pezzo importante della giustizia, noi pensiamo che dobbiamo utilizzare un atteggiamento scientifico e non ideologico. Cioè il furore ideologico, il settarismo ideologico, come spesso succede anche sui temi della giustizia e del carcere, porta fuori strada. L'iniziativa di Benedetto e di Riccardo è molto scientifica, parte dall'analisi dei dati di fatto, utilizza contributi e cerca di mettere in campo un percorso virtuoso, poco attento alle fanfare, ai fuochi d'artificio, ma molto solido e pragmatico. Due, mi piace perché io credo che noi dobbiamo fare uno sforzo per mettere insieme tutti gli interlocutori della giustizia, cioè non può più essere il tempo delle divisioni, è uno sforzo difficile, riguarda anche la politica. Ma se alimentiamo e costruiamo muri, non miglioreremo le condizioni della giustizia in Italia e nemmeno dell'esecuzione
penale. Noi dobbiamo fare uno sforzo, io credo, per abbattere muri e costruire ponti, anche su questo tema che è difficilissimo perché interroga le tematiche più profonde, quindi in qualche modo anche ci appassiona, in qualche modo ci fa anche molto arrabbiare su temi che ci feriscono e ci colpiscono, però dobbiamo fare questo sforzo e questa iniziativa va nel senso giusto perché coinvolge ad esempio la magistratura su un percorso virtuoso, quindi di un pezzo importante di questo puzzle, non l'unico. Io penso che Benedetto abbia toccato il tema giusto dicendo che questo può essere un primo pezzo per poi allargare. I parlamentari non tutti esercitano il diritto all'ispezione, anzi qualcuno è stato persino attaccato duramente per averlo esercitato anche in questo mandato parlamentare, ma non solo i parlamentari. Io onestamente penso ormai da molti anni che uno dei problemi più grandi del carcere è questa invalicabile divisione, separatezza tra il carcere e la società. Cioè, il carcere sta nelle città ma in realtà è impenetrabile rispetto alle città. Ma io credo, ma com'è possibile che i giornalisti non possano andare in carcere, documentare, far vedere le immagini? Il cittadino conosce ciò che vede, ciò che sente, ma se lo sente per racconto indiretto non ha la stessa efficacia che si ha nell'immedesimazione immediata, quella fisica. Io credo che per ciascuno di noi, anche all'ennesima visita nello stesso carcere, io vado spesso a Sollecciano, il carcere della mia città, tra l'altro in condizioni terribili, tutte le volte che entro e poi esco ancora una volta più profondamente amareggiato di quanto non sia entrato, pur essendoci entrato parecchie volte, e mi chiedo quale consapevolezza possono avere le persone che conoscono il tema del carcere ma non ci sono state fisicamente. Allora il tema dei giornalisti, il tema delle scuole, quando lo riusciamo a battere questo muro? Le condizioni di sicurezza non ce lo consentono, ma chi lo ha detto? In condizioni di sicurezza tutto si può fare. Questa iniziativa è giusta perché occupa un pezzo importante di quel mondo e lo coinvolge su un percorso formativo. E poi perché c'è il tema della formazione. Cioè noi anche in questo scorcio di legislatura, ma nemmeno più, insomma sono quasi 2 anni, stiamo affrontando spesso i temi della giustizia in modo più semplicistico, dicevamo il decreto sicurezza urbana, certo che non ci vuole assolutamente nulla a fare una nuova legge, insomma basta un foglio, basta una penna e basta una seduta del Consiglio dei Ministri, si fa un decreto legge, abbiamo un nuovo reato, una nuova, ma non si risolve nulla, non si affronta così, è tutto molto più complesso. Bernard Shaw diceva ogni problema complesso ha una soluzione semplice, che però è sbagliata, è la verità. La formazione, non solo in questo settore, in tanti altri, diventa un tassello, io credo, imprescindibile. E quindi mi piace perché è metodo scientifico, allarga e coinvolge, non divide, e sceglie la strada difficile e faticosa della formazione. Ecco, per tutte queste ragioni, poi ce ne sarebbero molte altre, noi abbiamo ritenuto di aderire, così come vogliamo aderire e promuovere iniziative che facciano un po' questo sforzo, sì, stare nel dibattito e nella battaglia politica, però ecco, riuscire ad andare anche oltre la battaglia politica della contingenza e della contingenza comunicativa per provare a mettere in campo percorsi magari di medio e lungo periodo come questo, ma che certamente offrono più opportunità di risultati positivi rispetto al foglio e la penna con cui si sigilla una nuova iniziativa in un Consiglio dei Ministri. Emilio Lorenzo Gianassi, alterniamo un po', quindi Simona Viola, che è presidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia. Grazie Benedetto, associazione che oggi è entusiasta perché a 40 anni di distanza dal scritto sul Corriere della Sera con cui Leonardo Sciascia commentava l'ingiusto, a lui appariva immediatamente ingiusto, incarcerazione di Enzo Tortora, siamo qua a discutere di una sua visione. Leonardo Sciascia scriveva infatti nel 1988 un rimedio paradossale, quanto si vuole, sarebbe quello di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove d'esame e vinto il concorso, almeno 3 giorni di carcere, diceva Leonardo Sciascia. Sarebbe indelebile esperienza da suscitare acuta riflessione e doloroso rovello ogni volta che si sta per firmare un mandato di cattura o per stilare una sentenza. Un pensiero di una attualità assolutamente sconvolgente e che ricorda anche la vicenda di Tortora, che è vicenda tutta italiana e tutta legata al tema della giustizia. Per Sciascia il faticoso rovello era la terribilità del mestiere del giudicare, che esigeva un approccio
di umanesimo, un approccio da rileggere Calamandrei, un approccio illuminista dove il giudice è un uomo e il detenuto è un altro uomo e si devono confrontare per quello che sta accadendo loro nella fatica anche del magistrato di giudicare. Dunque questa proposta che nasce dall'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, che l'ha lanciata e proposta alla società civile e alla società politica, oggi sta raccogliendo questo consenso trasversale del quale l'associazione è grata e orgogliosa, primo fra tutti naturalmente al vicepresidente Mulè, ma a seguire a tutti gli altri parlamentari che hanno voluto farla propria, e voglio dire e preannunciare anche l'intervento oggi importante dell'Unione delle Camere Penali, che a valle di questa, della trasversalità che questa proposta ha raggiunto, sale con noi sull'autobus della promozione di questa proposta. Non c'è soltanto un contenuto di umanesimo, ricordo, ma c'è un contenuto di buonsenso che è stato così sensibilmente visto, lo ricordava Benedetto poco fa, nell'intervento di De Vito, magistrato, ex presidente di Magistratura Democratica, che sul manifesto di ieri ha dato una interessantissima lettura degli effetti collaterali che questa proposta potrebbe avere al di là, diciamo, delle cose di immediatezza che sono state già dette, ma in un'istituzione totale come è quella del carcere, impermeabile a qualunque forma di condizionamento dall'esterno, dentro la quale vengono sovvertite la gerarchia delle fonti. E come giustamente ci dice De Vita, una circolare diventa che vale più della Costituzione, e sei niente nelle mani del potere assoluto che esercita un potere sul tuo corpo, sulla tua mente, fino al punto di distruggerti, come narrano tutti i giorni i suicidi che si inanellano giorno dopo giorno. Ecco, in un'istituzione come questa, l'ingresso silenzioso e nascosto che organizzava il compianto Valerio Nida, ci ricordava giustamente il vicepresidente Mulè, la presenza di magistrati in tirocinio nelle carceri potrebbe avere l'effetto collaterale di scardinare l'istituzione totale e di restituire briciole di legalità all'interno di un'istituzione che oggi invece la legalità la sta veramente espellendo. Dunque ho un ringraziamento specialissimo per tutti i parlamentari che hanno voluto per primi sottoscrivere la proposta di legge che invera una visione di Leonardo Sciascia, forse la nostra cara amica Francesca Scopelliti, che non è qua oggi, voi naturalmente la conoscete, la vedova di Enzo Tortora, che copromuove questa proposta, potrebbe essere che all'indomani della sua approvazione potrà smettere di dire in ogni sede, come va dicendo, come Cassandra da anni a questa parte, che il sacrificio di Enzo non è servito. Noi invece speriamo che a partire da questa giornata così importante, un granello invece sorga dalla tragedia attuale a quella passata che siamo qua a ricordarvi. Quindi grazie davvero da parte della nostra associazione a tutti i parlamentari. Grazie mille Simona Viola, io do la parola a Roberto Giachetti, autore di una proposta di legge che cerca ancora e cercherà di affrontare uno dei temi drammatici delle carceri, della situazione attuale delle carceri italiane, che è quello del sovraffollamento. Chissà che magari alla ripresa si possa tornare su quel disegno di legge per un senso di civiltà, non a prescindere da ogni altra considerazione. In verità ci dovremo tornare comunque la settimana prossima, poi vedremo che cosa faranno, perché è all'ordine del giorno della seduta del 7. No, io non ho nulla da aggiungere se non associarmi ai ringraziamenti nei confronti di Benedetto, di Riccardo, dell'avvocato Viola e di tutti coloro che hanno elaborato questa proposta. A me sembra, ovviamente condivido le considerazioni che sono state fatte un po' da tutti coloro che mi hanno preceduti. È una proposta giusta, quindi diciamo non è che c'è bisogno di grandi motivazioni ideali, è una proposta sensata, e io penso semplicemente che quando noi parliamo del carcere e abbiamo il tema di renderci conto che spesso noi associamo il carcere semplicemente ai detenuti. Il carcere è un sistema nel quale ci sono i detenuti, c'è la polizia penitenziaria che spesso e volentieri non vive in condizioni molto diverse dai detenuti, a proposito del dormirci dentro come ricordava
collega Mulet, ma c'è anche un variegato mondo di terzo settore, di educatori, di psicologi che comunque operano all'interno di un contesto esplosivo, diciamo che seppure non ha come riferimento il vivere in una cella, ma vive in un contesto deteriorato e deteriore. E io penso che, a proposito del tema culturale, e potrei dire anche in termini di educazione civica, questa è una grandissima iniziativa, forse potremmo mettere in piedi un'altra iniziativa che obbliga il servizio pubblico a fare una trasmissione all'anno di un'ora senza commento, semplicemente facendo vedere in che condizione si vive il carcere. Io penso che se il cittadino medio, anche quello che in questo momento pensa mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, ha la possibilità di vedere le condizioni fisiche, le strutture nelle quali c'è l'espiazione della pena da parte del cittadino recluso, e come ricordava benissimo il vicepresidente Mulet, una parte abbondante di coloro che sono nelle carceri non dovrebbe starci, non parliamo delle ingiuste detenzioni, di tutto quello che accade, non parliamo di tutto questo, dico semplicemente di quelli che ci stanno e che non ci dovrebbero stare, verificare e capire in che condizioni ci stanno, e magari verificare e capire che anche quelli che ci stanno, perché ci devono stare, la nostra Costituzione, ma anche il senso di umanità, che io sono convinto abbiamo tutti, tranne qualche rarissima eccezione, non potrebbe tollerare di vedere quello che noi abbiamo il privilegio di vedere quando andiamo a fare le nostre visite. Il fatto che un magistrato, che comunque per ragioni diciamo del suo ufficio, ma in galera ci deve mandare, diciamo quando deve prendere determinate decisioni, possa avere prima acquisito la consapevolezza di qual è il contesto nel quale maturano le sue decisioni, io penso che sia un fatto molto positivo. Da ultimo vorrei dire che forse potremmo, io presenterò un emendamento perché diciamo questo obbligo sia esteso non solo ai magistrati, ma magari anche a qualche sottosegretario, a qualche giornalista, nel momento in cui ci vengano a spiegare che non c'è un problema di sovraffollamento nelle carceri. Il tema, non me ne voglia il collega Mulet, ma mi riferisco al sottosegretario Stellari e dall'altra parte a qualche direttore di giornale che non cito, però diciamo sarebbe molto utile, almeno prima di fare un'affermazione del genere, che per sbaglio, magari inciampando, siano finiti dentro una cella, semplicemente dentro il corridoio, un reparto, così si renderebbero conto che c'è un limite proprio sostanziale però diciamo un po' di pudore prima di dire che non c'è un problema di sovraffollamento, ma solo di riorganizzazione interna, e che i metri quadri rispetto a quelli nei quali stanno altri detenuti in altri paesi, in realtà sono quasi un privilegio per i nostri detenuti, se ci cascano per sbaglio una volta dentro, ma non per carità, non perché ci devono finire come imputati, ma con un tirocinio, io penso che anche per coloro che dovranno affrontare responsabilità con la delega all'amministrazione penitenziaria nei governi, oppure quando dovranno dare delle indicazioni al pubblico attraverso i giornali, almeno ci evideranno qualche cazzata come quelle che abbiamo sentito. Grazie. Grazie, sì, in effetti poi per le condizioni nelle carceri, abbiamo le carceri che sono totalmente fuori legge, fuori Costituzione. Qualcuno mi ricordava che le normative sacrosante sul benessere animale negli allevamenti vengono fatti rispettare giustamente con maggiore efficacia di quanto poi si finisca. Siamo stati a Regina Coeli, non possono mettere i ventilatori perché, con la presa di corrente, perché probabilmente non regge l'impianto, stanno procurandosi ventilatori. Stanno procurandosi i ventilatori a batteria, e questo non c'entra niente con la certezza della pena, con tutte le cose che servono, è solo una questione di civiltà. Io do la parola a Guido Camera, che è presidente di Italia Stato di Diritto, che è l'associazione da cui noi abbiamo proprio mutuato il testo che è stato tecnicamente steso da loro. Ti ringrazio. Ma allora, io voglio un attimo fare un passo indietro, perché ricordo come adesso la telefonata entusiasta di Simona a fine novembre, alla fine del convegno proprio che è citato nella relazione al disegno di legge, in cui mi dice
Guido, ho sentito Nordio, guarda che dobbiamo lavorare su un qualcosa di concreto che metta a terra, come si dice adesso, due aspetti fondamentali che poi trovate scritti nella legge. Noi ci siamo messi al lavoro. Guardate, non era una cosa semplice, perché poi tradurre delle buoni propositi in delle leggi efficaci ed equilibrate non è mai una cosa semplice. Abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro composto, oltre che da me, dalla professoressa Biondi, che è una costituzionista di Milano, che è stata vicepresidente della commissione Luciani, che ha prodotto il lavoro nella scorsa legislatura, da cui poi è nata anche la legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'avvocato Valentina Alberta, che è una presidente della Camera Penale di Milano, e Valentina Calcaterra, che è una nostra socia consigliera dell'ordine. Abbiamo cercato di intervenire in modo, pensiamo, equilibrato. Da una parte raccogliendo quelle che sono le esperienze, perché, come è già stato detto, alcuni magistrati hanno già fatto nel percorso, diciamo, di formazione della scuola su base volontaria questa esperienza formativa carceraria, dagli altri delle esperienze che accadono in paesi stranieri. Il primo aspetto che noi riteniamo rilevante è dunque il fatto che sia il legislatore che esercita una propria prerogativa, quella della riserva di legge, perché è un segnale importante. Cioè, anche nell'ottica di dare un giusto equilibrio ai diversi, diciamo, poteri e ordini dello Stato. La seconda è quella di natura, di matrice culturale. Cioè, io sinceramente, dopo che abbiamo presentato questa nostra proposta un paio di mesi fa, ci sono state diverse polemiche, soprattutto da parte di alcuni magistrati, perché la leggevano come qualcosa di punitivo. Ecco, io credo che sia un qualcosa, onestamente, che ha una distanza siderale. Cioè, io credo che questa proposta nasca dalla piena consapevolezza dell'importanza della funzione che vanno a svolgere all'interno dello Stato di diritto i magistrati. Cioè, non è un semplice funzionario dello Stato, il magistrato, è il custode dei nostri diritti, è il custode della libertà fondamentale. Questo comporta che l'esercizio della funzione in senso proprio, e quindi con una deontologia rafforzata, comporta una necessaria attenzione agli individui e ai diritti. Non dimentichiamo che c'è un altro aspetto che bisogna cogliere. Oggi il dibattito della cultura penalistica va sempre di più nel senso della valorizzazione degli effetti collaterali della pena. Cioè, non esiste solo il carcere, ma esiste il processo, esiste l'agonia familiare, esistono anche tutta una serie di sofferenze fisiche collegate alla semplice accusa anche a piede libero. Perché sono importanti? Perché in un ordinamento moderno, al momento dell'affermazione della responsabilità e dell'erogazione della pena, in modo proporzionato a tutto, cioè quello che è accaduto prima, dopo e durante il fatto, bisogna considerare anche gli effetti collaterali. E io credo che questa toccare con mano la realtà carceraria, fermo restando che io credo che un magistrato, nel momento in cui si avvicina proprio all'esercizio e alla presa delle funzioni, dovrebbe solo, non so come dire, dimostrare interesse per quella che è uno dei cardini del sistema della giustizia, quello dove veramente lo Stato priva la libertà personale dei propri cittadini e dei propri simili. Ecco, anche nel momento di irrogazione della pena, quando qualcuno è colpevole, si facciano delle considerazioni, perché anche quel mese in più può determinare un cambiamento radicale per la vita degli individui. E allora anche considerare, io provo a farlo sempre nei processi, ma purtroppo mi ascoltano poco, quando arriva il momento che c'è qualcuno di reo confesso, quando c'è un crimine, considerate i 5 anni che sono passati dall'inizio dell'inchiesta alla sentenza di primo grado. Considerate quello che è stato il percorso umano. Spesso mi capita, vivendo i processi, di vivere delle fasi della mia vita che ho vissuto come avvocato, ma pensate al detenuto. C'è un ultimo, chiudo, la Corte Costituzionale recentemente è intervenuto su una questione sollevata dal Tribunale di Firenze sul concetto di pena naturale. Cioè, esistono dei fatti, soprattutto quelli involontari, che ad esempio nell'ordinamento tedesco vengono ritenuti non punibili quando sono tali le sofferenze che hanno provocato sull'autore un reato involontario, un reato colposo. Pensiamo al padre che in un incidente provoca la morte del figlio minore. E allora quella pena naturale non è un effetto collaterale fondamentale per dare una risposta equilibrata dello Stato al soggetto. C'è, cioè, qualcuno che sappia veramente mettere al centro l'individuo.
e non solo le sue colpe, non solo le apparenze. Ecco, noi riteniamo che questo deve essere l'obiettivo di uno Stato di diritto e che questa proposta sia veramente il minimo per cercare di avviarsi verso questo cammino. Quindi io concludo ringraziandovi tutti e sperando che veramente ci troveremo a festeggiare questa legge. Grazie davvero a Guido Camera per queste parole. Invito Valerio Murgano delle Camere Penali. Io do la parola a Riccardo Maggi. Guido Camera citava lo Stato di diritto, che è un richiamo. Io ricorderò sempre che l'unico e credo ultimo messaggio alle Camere di un Presidente della Repubblica sia stato quello di Giorgio Napolitano, con alle spalle la spinta potente dell'iniziativa di Marco Pannella, e fu un messaggio alle Camere, ahimè inascoltato, proprio dedicato alla condizione delle carceri, con i richiami costituzionali di cui si è fatto interprete più di recente anche il Presidente Mattarella. Grazie Benedetto, io sono felice delle firme dei nostri colleghi, di queste prime firme, e li ringrazio. E in questo periodo si parla un po' di più del solito di carcere, e se ne parla con termini come dramma, collasso, sovraffollamento. E però, per chi conosce il carcere, per chi come noi lo visita abbastanza di frequente, queste parole non rendono l'idea a un cittadino che le ascolta in televisione di che cosa c'è nel carcere che va oltre la privazione della libertà. Cioè di che cosa c'è in termini di afflizione pura, direi di annientamento della dignità umana. E allora questa proposta di legge nasce dalla esigenza di cercare semplicemente la consapevolezza, di favorire la consapevolezza che si annidi nelle coscienze, che smuova le coscienze. Non c'è nulla di vessatorio, non c'è nulla di punitivo, tantomeno di un'impostazione che ricrei una contrapposizione tra categorie, i politici e i magistrati. C'è anzi il riconoscimento di quel ruolo altissimo che hanno i magistrati e il fatto di favorire il fatto che lo vivano fino in fondo, che lo sentano fino in fondo. E ovviamente io mi pongo anche il problema, diciamo, al di là delle contrapposizioni politiche, dei diversi ruoli politici, dei partiti politici, questa è una proposta di legge che ha una trasversalità nei firmatari. Io mi pongo il problema del fatto che noi in questo momento stiamo affrontando dei provvedimenti che riguardano il carcere, che a mio avviso sono viziati esattamente dalla mancanza totale di consapevolezza su quello che è il carcere. Cioè il carcere viene visto esattamente come qualcosa su cui si legifera come si legifera su tante altre cose, e quindi c'è lo spirito di parte politica, c'è chi dice io porto avanti una mia idea, un'impostazione, ma che trascende la realtà attuale delle carceri italiane. Questo è il punto. Ovviamente il nostro compito non è solo di dire ai magistrati favoriamo la vostra formazione, la completezza della vostra formazione, è anche quella di favorire la completezza dell'esperienza di chi fa il parlamentare in questo momento, di chi fa il sottosegretario, di chi fa il ministro. E questo è un altro problema che ci poniamo, ma intanto partiamo da questa proposta di legge. Credo, visto che l'ultima volta che ci eravamo lasciati col proposito di raccogliere delle firme in maniera più ampia e trasversale possibile, che già questo numero di firmatari e questa qualità dei firmatari in termini di rappresentanza dei gruppi parlamentari ci consenta di essere positivi, ottimisti sulla possibilità che questa proposta di legge vada avanti, perché già se diciamo ognuno dei firmatari si fa portatore con i propri capigruppo in commissione giustizia e poi con i capigruppo nell'ufficio dei capigruppo, io credo che noi potremmo arrivare nei prossimi mesi già a un incardinamento. Grazie. Grazie mille. Abbiamo ancora due persone che devono intervenire. L'ultimo sarà Franco Corleone, che dovrebbe essere collegato.
Valerio Murgano, avvocato della Giunta delle Camere Penali, con la delega specifica alle carceri. Sì, intanto grazie davvero per l'invito e grazie a Simona Viola che insomma ci ha tenuto tanto che l'Unione, quindi la Giunta di Francesco Petrelli, fosse qui oggi presente. Pieno e incondizionato ovviamente sostegno da parte dell'Unione delle Camere Penali su una proposta di legge che condividiamo nello spirito, nelle intenzioni, ma soprattutto negli ampi e profondi riferimenti culturali che questa norma porta e reca con sé. Io sono pienamente convinto, un po' come ha anticipato prima il vicepresidente Mulè, che questa norma possa avere un'incidenza anche su quella che è la tematica dell'errore giudiziario e quindi della privazione della libertà personale, tenuto conto che peraltro quelli che sono i numeri che ci restituiscono oggi le riparazioni per ingiusta detenzione non sono altro che la punta dell'iceberg di quegli errori giudiziari. Abbiamo il paradosso, questo sì che è un paradosso in Italia, che addirittura persino la magistratura di sorveglianza spesso non è mai entrata in un istituto di pena. Quindi prevedere che dei magistrati possano vivere dentro un istituto per 15 giorni, secondo me, è un primo raggiungimento di un obiettivo di civiltà giuridica necessario in un momento storico come questo, che ci riporta ai tempi bui della nota ormai sentenza Torreggiani. Siamo a 61.500 persone detenute, c'è gente che tra il proprio letto e il soffitto ha 40 centimetri per respirare. Allora credo che una norma come questa abbia un'incidenza diretta anche sulla sensibilità che naturalmente la magistratura, ma anche voi politici, dovete manifestare ogni qualvolta si incide sulla vita e sulla libertà delle persone. Al di là dei riferimenti giusti a quelle esperienze su base volontaria che sono state fatte in Europa, devo dire che c'è stato anche un altro precedente in Italia, che è quello bellissimo del viaggio dei magistrati, dei giudici della Corte Costituzionale che hanno fatto nelle carceri italiane. Allora c'era anche l'ex ministro Cartabia. Anche quello, credo che poi è stato divulgato nelle scuole e non solo, abbia ampiamente fornito un quadro di quelle che erano le condizioni delle carceri italiane. Naturalmente quest'opera va implementata e credo che questa proposta di legge vada esattamente in quel senso, e l'Unione delle Camere Penali la sosterrà con tutta la forza possibile, convinti come siamo, un po' come ci ricordava Beniamino Migliucci, nostro past president, nella prefazione delle lettere a Francesca, proprio quell'opera che si è costruita sulla base delle lettere che Francesca Scopelliti riceveva da Enzo Tortora, che i processi siano come le malattie, cioè le vivono e le comprendono solo chi le subisce. Grazie. Grazie mille, sono particolarmente lieto del sostegno delle Camere Penali. Franco Corleone, che dovrebbe essere collegato. Io? Mi sentite? Sì, che guida la Società della Ragione. Ti sentiamo perfettamente, Franco. Bene. Già garante. Grazie. E tante altre cose. Grazie di questa occasione. Avevamo già costruito un incontro alla Camera dei Deputati e questa volta siete a presentare formalmente una proposta che è importante per il momento in cui cade, un momento difficile nel carcere, ma difficile anche per le proposte che vengono fatte per affrontare una crisi drammatica. La Società della Ragione il 29 luglio ha ricordato nell'ottavo anniversario della scomparsa Alessandro Margara, una figura straordinaria di magistrato di sorveglianza che ammoniva i suoi colleghi a non essere magistrati delle carte. Margara aveva fatto proprio il monito di Calamandrei: bisogna aver visto. E io ricordo le visite in carcere di Alessandro Margara con i detenuti, erano una cosa di straordinaria umanità. I detenuti accettavano le decisioni di Margara perché sapevano che erano giuste e soprattutto che erano fondate sulla Costituzione e sul senso di umanità. Ecco, la proposta non è contro i magistrati, ma è perché si arricchiscano di umanità
e il carcere ha bisogno di questa condizione perché è un luogo di potere sui detenuti, ma anche fra i detenuti, è un'istituzione totale che va conosciuta fino in fondo e io sono sicuro che questa proposta aiuterà a costruire una grande alleanza per la riforma del carcere, perché il diritto sia la base dei rapporti all'interno del carcere, quindi non il potere ma il diritto. Forse non c'entra nulla, però parliamo di Sciascia e Sciascia ha raccontato in un suo grande romanzo come conobbe nell'immaginario la figura di Giacomo Matteotti e quando scrisse sulla ragione per cui il fascismo aveva ucciso Matteotti, disse perché Matteotti parlava di diritto, non di socialismo. È un'interpretazione di Sciascia come sempre acuta. Ebbene, il diritto è la parola fondante di questa proposta di legge. Io mi auguro che, per esempio, il diritto alla affettività venga presto riconosciuto nei fatti, come ha stabilito la Corte Costituzionale. Questa alleanza fra magistrati, politici, uomini di cultura, avvocati, può portare a un cambiamento se si sgombra il campo dalla retorica securitaria. Questa proposta è una proposta che nasce dalla cultura, nasce dall'intelligenza e quindi è un contributo, mi pare, straordinario per cambiare il discorso che viene usualmente fatto e purtroppo anche con il decreto approvato poche ore fa dal Senato e che arriverà alla Camera la prossima settimana. Ecco, c'è un grande lavoro per lo Stato di diritto da imporre nel carcere, ma da far vivere anche nella società. Quindi grazie a chi ha prodotto questo risultato oggi e auguriamoci che ottenga un'approvazione che cambi il segno delle cose. Grazie a voi. Grazie a Franco Corleone, che è stato anche sottosegretario alla giustizia. Io, se ci sono domande da parte dei giornalisti, prego. Luca Ferrero, agenzia ANSA. Non posso fare a meno di notare che le uniche forze che non hanno aderito sono Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Mi chiedo se avete provato a coinvolgerle, se avete avuto già delle risposte nettamente negative. Poco fa Moulet mi diceva, almeno nei partiti di maggioranza, un'anima garantista c'è, speriamo che esca fuori, era questo il suo auspicio. Ma diciamo che siamo partiti contattando più che i partiti, contattando le persone che notoriamente manifestano una sensibilità ai temi. Molti hanno risposto, alcuni non ancora. Vedremo quello che succederà. Per noi è importante che comunque già ai blocchi di partenza sia un'iniziativa trasversale, cioè che non ripercorra la faglia tra maggioranza e opposizione, anche riprendendo le parole del capogruppo del PD in commissione giustizia. Quindi è importante che sia quello. È importante ribadire che non c'è nessun intento, lo diceva Guido Camera, anche non c'è nessun intento in qualche modo, ma non solo punitivo, senso di qualche ostilità nei confronti dei magistrati. Ripeto, ci fosse lo strumento, io lo farei anche
anche per i parlamentari, per i legislatori, perché tutte le volte che noi diciamo, e lo diremo anche la prossima settimana, lo diranno insomma la prossima settimana nel decreto carceri, addirittura di prevedere il reato, è rimasto, sì, di prevedere il reato di resistenza passiva. Ah no, però non, esatto, hai ragione, scusa. Anche per i parlamentari, perché quello che noi pensiamo si debba ricercare è la consapevolezza di quello che significhi quando noi diciamo anche in una legge reato, pena da X a X a Y in termini di anni di reclusione, cosa significa, dove stanno le persone, cosa fanno. Quindi l'auspicio è che aumenti anche il numero dei gruppi parlamentari, oltre che dei parlamentari rappresentati nelle firme a questa. Direi che abbiamo fatto tutto per il momento. La prossima conferenza stampa la facciamo il giorno del voto del provvedimento alla Camera. Grazie.